Ciao a tutti ragazzi e ragazze, bentornati e bentornate sul Games Channel. Sam, che dici? È ora di alzarsi. Bisogna fare questa consegna piuttosto importante e inoltre non vedo l'ora di parlare con Fragile. Anche Alessio non vedo l'ora che io raggiunga quel posto per lo stesso identico motivo. Mi fa molto piacere questo. Dai, su, svegliati. Sapete una cosa? Abbiamo fatto questa consegna un po' particolare, no? Abbiamo consegnato la pizza. Beh, questo tizio qua da oggi in poi lo chiamerò Sorin. Ehi, piccolino. È un po' che non ti coccolo, eh. Perché Sorin ha scritto. Cioè, questo qui ha ordinato la pizza. E a consegna avvenuta non si è mostrato, sono io. Ok, confermo allora. Questo prepre si chiamerà Xorin da oggi in poi. Un po' come i troll in The Elder Scrolls e i troll in God of War. In ogni gioco c'è uno Xorin. Che dolce che sei tu. E a proposito di consegne e pizze, Franco invece mi ha detto di farle tutte, perché alla lunga mi daranno parecchie soddisfazioni. Eh sì, questa cosa mi ha incuriosito parecchio. È anche vero che sono intenzionato a fare tutto, di tutto, non voglio lasciare niente. Ci metterò un botto di tempo, ne sono certo. Molte cose non le registrerò, ovvio, però ero già intenzionato. Però grazie perché mi hai messo curiosità, esattamente come Ulf e Andrea, quel loro post. Ulf mi ha scritto: sì, questi luoghi non sono proprio ideali per un mezzo. Infatti io, ovvero Ulf, e me li sono fatti con esoscheletro e anche un'altra cosa che mi ha facilitato un po' il tutto. E anche questa cosa mi ha interessato, cioè mi ha incuriosito. Mi ha fatto capire che c'è ancora tanto da scoprire, da sbloccare. Allora, noi bisogna andare giù. 1,6 km. Non tantissimo, considerando la moto. Allora, raggiungiamo il ponte. Una volta lì ci dirigeremo verso la strada, che è l'obiettivo principale, e da lì via, schizziamo verso il centro logistico. La strada adesso è importante tornare lì, assolutamente. Invece, Andrea mi ha scritto che una volta che tornerò nella stanza, nel centro logistico, sarebbe opportuno dare un'occhiata allo zaino, al portapacchi. E che da lì si possono fare alcune cose. Sorin! Cioè, ma cioè, hai aspettato che io me ne andassi? E mi hai scritto la mail adesso. Che tipo. Comunque, guardate che profondità di campo. Io ogni volta mi ripeto, sono monotono, ma è eccezionale. Vi avevo sentito. Signorini miei, vi avevo sentito. Allora, posta. Ma quale Peter? Bisogna rinominarlo. Mio carissimo signor Bridges, con quale distacco? Attenzione. Devo complimentarmi con lei per l'esecuzione sopraffina del suo incarico. Mi è stato riferito che la pizza in questione è giunta in condizioni impeccabili. Splendido. Ahimè, deve scusare mia sorella. Ella dormiva quando è arrivato. Quanto a me, ero impegnato con alcune faccende personali che richiedevano la mia massima attenzione, ma mentre le scrivo sono in marcia verso casa. Ah, per questo motivo non si è presentato. Avrei preferito di gran lunga ringraziarla viso a viso, ma per questa volta mi dovrà perdonare. Ah. Sorin, visto. Mi sono vista questa mail adesso. La pensi uguale? Ti ci rivedi lui? Forse no, forse hai cambiato idea. Mi piace ricevuto. Comunque, a proposito di questa questione di non mostrarsi, no? Exxon che dice io sono lui. Parlando semplicemente di me e non di Exxon, ci mancherebbe altro. Io
mi ci rivedo in questo, cioè nel senso, per me la solitudine è molto importante, è fondamentale nella mia vita. Io pretendo spesso di rimanere solo. Attenzione, non voglio la solitudine totale, no. Ci sono troppe persone troppo importanti nella mia vita, non posso distaccarmene assolutamente. Ma la solitudine è un qualcosa che a me fa stare bene. Qua incomincia a piovere e non è bello. Allora, non accelero ragazzi perché non voglio danneggiare il carico per il momento. Ma adesso vai. Quindi potete capire che io mi ci rivedo molto in Sam. Poi Sam è diverso, certo. Sam ha anche un altro problema, il problema del contatto fisico per via della sua malattia, no? Però in generale a Sam piace stare solo. E qui sono fatto un po' come lui. A me piace tanto stare solo. Tra l'altro a me la solitudine stimola moltissimo la creatività. Non potete capire. Ma così come tante altre cose è essenziale. Cioè rimanere con se stessi è importantissimo. Non esagerando, uno non si deve isolare. E il gioco ti racconta questo, ti sta insegnando questo. Lo sta insegnando a Sam, a tutti gli altri. Lo sta insegnando a me. Abbiamo raggiunto comunque la strada. Quello è un discorso molto importante e serio, eh? Non è che sarà così tanto per... Adesso che sono qui, ragazzi, voglio fare questo. Una spacconata. Ok, anche con un po' di impennata, ma sì. Che cosa fantastica. Guardate che belle le montagne. Che belli panorami. Cavoli. Cavoli. È già terminato. Però dai, abbiamo un po' di materiale con noi. L'ho fatto di proposito dopo tutto. Ma mi basterà mai? È questo il problema. No. Neanche per sogno. Manca un bel po' di materiale. Vabbè, però possiamo contribuire. 400, 160 ceramica, lo aggiungiamo. Di cristalli stiamo sempre messi benissimo. Ci manca 400 metalli e 440 di ceramica. Non mi do per vinto, voglio essere ancora di aiuto. Vediamo se qui attorno c'è un po' di materiale. Spesso si trova per terra perché altri corrieri non hanno fatto bene il loro dovere. Anziano, chiralium, ceramica, vedete? 40 ceramica. Niente. Roba per l'anziano. Resine. Metalli. 100. Io ci vado, ragazzi. Voi potreste dire, ma perché ci vai? È una perdita di tempo. No. È da qui, dalle piccole cose che inizia tutto. Questa è filosofia. No, seriamente. Perché ci siamo, no? Che mi costa andare lì, raccogliere questi 100 metalli, quelle 40 resine e mettere lì, in quella asfaltatrice. Il Sam, c'è un altro giocatore che arriverà qua, non dovrà mettere lì 400 metalli, ma bensì 300. È un aiuto maggiore che diamo. Ecco, questo è l'aiuto che vi dicevo prima, quello che insegna anche il gioco. L'aiuto reciproco. È una cosa molto bella. E che devo ammettere, da parecchia soddisfazione. Qua io non l'ho mai provata in nessun altro gioco questo. Secondo me possiamo superarlo tranquillamente. Ma dato che ci stiamo, facciamo le cose di classe. Tanto siamo vicini al centro logistico, ragazzi. Non è un problema adesso. Gli sfarmi della scala.
Territorio ostile. Muli. Ok, mi è andata bene allora. Poteva costarmi cara in realtà questa cosa. Ma noi abbiamo anche lo sparabolas. Adesso sono meno preoccupato. Che bello il sonoro. Che bello il sonoro. Mi ripeterò fino alla fine, ne sono certo. Però è così. Ai Game Award, quale gioco ha vinto questa cosa qua? Cioè il sound design, no? Non parlo della colonna sonora. No, parlo del sound design. Chi l'ha vinto? No, perché in questo, secondo me, Death Stranding eccelle. Ok. Prendiamo le resine. Calma. No, le resine, scusate, la ceramica. Sì, perché la ceramica l'abbiamo incominciato a utilizzare adesso con la strada. Il Kiralum davvero non è un problema mai, perché ci serve per costruire le strade fino adesso e a nient'altro. E ci avanza da un botto. Tra l'altro uccidendo le creature, le entità, ne acquisiamo davvero un parecchio. Ok, metalli, ceramica, aggiungiamo. Mi sento meglio con me stesso, vedete? Mi sento meglio con me stesso. E abbiamo capito una cosa. Noi con questo giro, in realtà, abbiamo appreso che di là è meglio non passarci, perché ci sono i muli. C'è il fiume. C'è quella salita, quella parete rocciosa. Con la moto è impossibile. Quindi? Perché là è stato costruito il ponte? Punto di domanda. Cioè, gli altri giocatori ci fanno capire che là forse è la parte migliore per proseguire. Che bello, io... Madonna, io adoro questo gameplay. Voi, quelli che l'hanno giocato, che mi seguono, sono rimasti anche loro colpiti. Cioè, anche voi, io lo so, me l'avete scritto. Magari non tutti sono rimasti estasiati quanto me. Però piace. Piace giocarci, è bello, sì, la soddisfazione. Non voglio rovinare tuttora. Potrei anche pensare di lasciare la moto qua, ragazzi, però voglio capire quanto effettivamente manca ancora. Sentite il sonoro. Eccola la stazione. E qui la moto neanche frena, perché ho un carico non indifferente. Ok, ce l'abbiamo fatta. Meraviglia. È un centro molto grande, molto importante. Sarà impossibile proseguire là con il mezzo, impossibile. Però io adesso voglio arrivare fino alla stazione con la moto, a costo di fare queste cose, che voglio parcheggiare là dentro. Ecco, una cosa che si può migliorare in Death Stranding, io non so se mai uscirà un Death Stranding 2, sono le collisioni. Le collisioni con i mezzi. Cioè, quando va a piedi è davvero eccezionale. Diciamo
come posso dire, il contatto che c'è tra Sam e il terreno, con le rocce, terre, insomma tutte queste cose qua, è davvero sorprendente. Qualcosa di unico e mai visto in un videogioco. Però i mezzi hanno dei problemi, ok? E magari, per carità, ci sta, però si può fare di più. Ok. Sicuramente è stato fatto di proposito. Cioè, perché ti invoglia a proseguire a piedi oppure a cambiare mezzo, a pensarla meglio, no? Questo è vero. Però alcune collisioni sono fatte secondo me proprio male. Come reagisce proprio la moto all'impatto, ok? Sono contentissimo. Ok. Effettuiamo subito questa consegna. Prototipo di corriere robot autonomo. Parte A, parte B e parte C, suppongo. Sì. Cioè, prototipo di corriere robot autonomo. Sapete cosa significa? Che hanno intenzione di utilizzare robot autonomi che fanno consegne al posto dell'essere umano. È perfetto il carico. You're Sam Borderland? Been expecting you. We were told you'd help with the bot testing too. But before we get to that, let's see how she's doing. È in ottime condizioni. E non dire di no. Pretty as a picture. Got nothing bad to say. Bene. Livello di connessione 2,5 come al solito. Sì. Una R3S. Spedizioniere Elite sono. Vediamo se aumentiamo. Sì, magistrale. Ora puoi trasportare carichi sempre maggiori. These bots aren't designed to operate outside the network surface area. So let's get the distro center linked up already. Certo, lo facciamo subito. Cioè, ma quindi questo è un qualcosa che vivremo? Questi robot attorno. Cioè, davvero, sarebbe incredibile. No, stivali della Bridge livello 2. Sono stivali chiodati, fateci caso. Hanno dei piccoli chiodini sotto. Bello. Droni e singolarità tecnologica. Quello lo leggeremo. I'll Tutta start un'altra prepping cosa. for the tests. You sit tight and wait for HQ to ring. Much Poi. obliged, Sam. Now the bots can enter the final phase of testing. I designed them myself, you know. My hope is that they'll lighten the load a little bit. Unlike human quarters, if one goes down, it won't cause a void out. Before the next Giusto. stranding, scientists used to fret over the singularity. The possibility that someone might create an AI smarter than any human, but it never happened. Machines don't cause void outs. They Già. can't die. They don't have beaches. No matter how far they come, machines will never understand death like we do. And because of that, they'll never truly surpass us. Get on the delivery terminal. I'll walk you through how to use the bots. And don't worry, I'll keep an eye on things from over here. Però l'uso delle macchine causerà un problema. Cioè, è lo stesso problema che abbiamo oggi noi con la tecnologia, no? È il contatto umano. Cioè, noi stiamo cercando di riportare il contatto umano, no? Con queste consegne. Sam che arriva da un prepper magari che non vede una persona da molto tempo, mesi, anni. Vedere noi, insomma, crea quell'ossitocina, la miapicina, no? E tutte queste cose qua. Ecco. Una consegna fatta con un robot, sì, vabbè, limita
i danni, perché sicuramente non ci saranno più esplosioni, voragini. Però, per quanto riguarda l'aspetto del contatto umano, verrebbe inesorabilmente a mancare, ed è un problema. These autonomous delivery bots are designed to process some orders for you. Simple, run-of-the-mill orders only. Take a look at what's available. Cioè, veramente, possiamo farlo subito, consegnabili con robot, gli ordini standard. Cargo transported by a bot is liable to get a little roughed up if the road's poor. On the flip side, a bot traveling on a well-maintained road is more likely to deliver cargo in better shape. Also faster, in case it wasn't obvious. Certo. Keep that in mind when sending them out. Dall'anziano 58 kg. Piante commestibili altamente proteiche. Stima delle condizioni post consegne 47%, tempo stimato 20 minuti. È un territorio in cui non ci sono i muli, quindi ottimo così, però è un territorio montano, cioè sarà un po' problematico effettivamente per il robot raggiungere quel posto. Ma i muli? Non... Cioè, io me lo immagino piccolo, questo robot. Altrimenti si fanno scamare, ma con una bellezza. È senz'altro piccolino. Cioè, ha pure gli stivali. Questa è una Kojimata. Quanto Shinkawa in quel robot. Now we wait for the delivery bot to reach its destination. As of today, there's just one, but if the test succeeds, we'll move ahead with mass production. Then you'll be able to dispatch them yourself. Oh, seems I misspoke. We managed to slap together another delivery bot for field testing. You can decide how to use this one. Certo. Sorry, baby's fussing again. Thanks, Sam. We'll talk later. Non ti preoccupare, dai. Good work, Sam. These autonomous delivery bots will benefit everyone, from folks in cities and way stations to preppers out in the back of beyond. But you must be exhausted. Why not take a break? I bet your BB could probably use one too. Head for the private room. Go on. Così magari possiamo davvero incontrare Fragile adesso. Quindi quella cosa dei robot autonomi, essendo positiva per un aspetto, molto positiva per l'aspetto delle voragini, ma negativo per quanto riguarda la presenza e il contatto umano con le altre persone. Ah, sempre, sì, sento la spiaggia. Non ci stavo pensando ai sogni. Ritorna all'inquadratura. Ma Fragile sta facendo la doccia. Non è un caso, ragazzi. Fragile, il corpo di Fragile probabilmente è messo in quel modo. È rovinato completamente, vi ricordate, ce l'aveva detto. E adesso Sam lo ha sognato. E lo ha vissuto un po' in prima persona, no? Oh, Sam, mamma mia che sfacciato che sei. Adesso il gioco ce lo mostrerà, vedete? Vedete, è rovinato il corpo. Povera. Sì, ma Sam, comunque sei di una sfacciataggine clamorosa. A lui manca il contatto fisico. Assolutamente. Però dai, già un passo in avanti. Non è da lui fare questo, secondo me. Sorry, didn't mean to startle you. You were sleeping when I dropped by. Thanks for the shower. Right. Look, I gotta ask. I've been hearing things.
things about you. She's in bed with terrorists. Don't trust her. She's just another dumbass Higgs fucked over. She's a goddamn hero, that woman. Tell me, Sam, what does America mean to you? Way my dad made it sound, we were something special. The glue that held it all together. More than a nation. A symbol of freedom and hope. We could bring it all back if we kept on making deliveries and connecting people. He was sure of it. I was a wreck after he died. That's when Higgs made his pitch. Together, we can run packages from sea to shining sea. Back then, he had a monopoly west of here. We both stood to gain a lot from a partnership. Business was pretty good at first. But then, a year ago, when those fanatics started stirring up trouble, un anno fa, fuckers hijacked our system. Somehow, they got a hold of our security passes and used them to sneak into cities. And just like that, we're delivering guns and bombs instead of medicine, and I didn't even know. We were just cogs in a terrorist machine. Higgs was behind it all. And on top of that, he got his hands on an old-school nuke that I ended up carrying right into Middle Knot City. You tell me then? Yeah. It was me. Oh. I blew it up. Could have been different if I wasn't so fucking blind. So I did everything in my power to stop South Knot City from getting destroyed. I tried to get the nuke out of the sea. But Higgs was one step ahead. He took his pound of flesh and then some. Some wounds. They don't heal. Whatever time I've got left, the rain took. So there you have it. Che frase, bro. Mamma mia. Everything's true. Except for all the lies. I don't give a damn about bridges or putting America back together. But I'm not about to let Higgs and some terrorists take my father's legacy and shit all over it. That's why I came to you. So, trust me now. I'll be there for you, Sam. All you have to do is call. La colonna sonora, mamma mia, quanto è bella pure. Un po' di mail, bisogna leggere comunque l'intervista, quella lì sui robot, assolutamente. Fai un po' di pipì. Un po' di cose, due cose principalmente. Allora, la prima. Lei ha parlato del padre. Uno potrebbe pensare, allora sicuro che lo sconosciuto non è che magari lì si parla di Fragile, di suo padre. No, perché in quel testo, in quelle mail, si fa riferimento a un tipo, a una persona orfana. Dopodiché si faceva riferimento anche al padre. Quindi, stando alle mie supposizioni, Sam prima era orfano, cioè a un certo punto non aveva i genitori. Bridget è una madre acquisita, quindi riporterebbe ulteriormente con il mio modo di vedere. Quindi no, non si fa riferimento a Fragile in quelle mail. Le Dooms e tutte queste cose qua, sì, riporterebbe il padre, però no. Insomma, quel testo secondo me parla proprio di Sam e va bene. Per quanto riguarda X, per me la situazione è sempre più complessa.
Fai anche l'altro, va. Ma sì. Perché un anno fa ha fatto queste cose qua? Cosa ha capito? Cosa ha scoperto? Perché causare le voragini? È solo un atto terrorista. Terroristico. È soltanto potere. Lui ci ha detto: finalmente ho capito il segreto del Death Stranding. A cosa sta facendo riferimento? A quello che avevo pensato io. Vabbè, le Doomsday livello 7 gli permettono di fare cose incredibili. Ma c'è dell'altro. Perché le esplosioni? Per generare la morte? A cosa serve? Cosa serve la morte? Forse a qualcosa che adesso non comprendiamo. Cosa ha capito un anno fa? Perché è passato dall'essere comunque un corriere normale, affidabile, a un terrorista? Quando è che ha catturato Amelie? Quando? Amelie è partita 3 anni fa, la prima spedizione. 3 anni fa, se non sbaglio, no? Ma quando è stata catturata? Quando ha raggiunto lei l'Ovest? Non ricordo. C'è dell'altro, ragazzi. C'è una motivazione più che importante, che per il momento non mi ha dato sapere, comunque. Allora, Andrea. Sì, adesso vado là, lo so. Andrea mi ha suggerito di vedere il portapacchi. Penso che si faccia da qui. Cambia combinazione colori. Eccolo. Però non posso interagire, lo posso fare da qui? Qui però c'erano soltanto occhiali e cappello, se non erro. Sì. Tra l'altro, dato che ci sono, faccio questo. Cosa mi sfugge? Dando che ci sono, lo faccio un po' felice. Cosa sbaglio? Cosa non vedo? Perché lui mi ha scritto, vi leggo esattamente il suo post. Un attimo solo. Quando ti trovi nella stanza privata, prova a controllare il portapacchi di Sam. Perché dovresti avere la possibilità di inserire delle funzionalità molto utili. Però non so come si fa. Forse ancora non posso? O come al solito sono ciecato? È probabile. Allora, leggiamo la mail. Fammi sapere, Andrea. Non so, sinceramente, cosa mi sfugge. Qua. Interviste. Droni e singolarità tecnologica. Alcuni mesi fa, mamma. Sì, il robot è pronto. Lo stiamo testando all'interno dell'area coperta della rete. Presto dovremmo avere i risultati. Il collegamento di un Cupid dovrebbe inoltre migliorare l'efficienza delle consegne all'interno dell'area in questione. No, non sarà un problema. Il robot si occupa soltanto del trasporto del carico ed è necessario l'intervento umano per accettare l'ordine e inserire le coordinate. La sindrome da robot non dovrebbe rappresentare un problema, così come non dovrebbe rappresentarlo la singolarità tecnologica. Beh, però prova a pensarci. L'IA non è soggetta alla morte, possiamo aggiornarla o sostituirla, ma si tratta di eventi non equiparabili alla morte. Non c'è motivo di aver timore, capisci? Quello della morte è un concetto totalmente estraneo all'IA, un concetto che non riesce proprio a comprendere. La morte è un fenomeno che riguarda tutti gli organismi viventi, ma soltanto gli esseri umani sono in grado di capire cosa significhi. Soltanto loro riescono a capire cosa voglia dire non esistere più. È un limite che l'IA non riuscirà mai a superare ed è il motivo per il quale non sarà mai superiore all'intelligenza umana. E torna qui ancora una volta. Il concetto della morte, l'importanza che ha, no? Io penso sempre a quello che ha detto X a proposito di Amelie. Amelie è un'entità istintiva. Istintiva, ma sapete cosa significa? Cosa può significare? Che... Oddio, cose strane in realtà. Ora, che può essere qualcosa di tremendo, che punta a estinguere, no? Qualcosa, la propria razza, ad esempio. Oppure fa parte di una razza speciale.
no? Razza istintiva speciale che è unica. Che ne sono rimaste poche come lei. Ma si torna sempre là, con la morte. Tutto quello che può rappresentare in questo gioco. Ok, non posso starci qui a pensare troppo, altrimenti non la smetto più. Allora, ricovero di Triple Cat 2323. Ma che è sto ricovero? Si trova molto a sud. No! Ok, possiamo creare dei ricoveri, dei centri in cui possiamo poi teletrasportarci. Interessante. Ok, però no, era soltanto per farvi vedere un pochettino il menu. A questo punto, ragazzi, io direi di andare fuori, di accettare l'incarico e poi di salvare. Nel prossimo video... Ah, ottimo! Nel prossimo video si farà, insomma, la consegna. È la parte successiva questa. Sta scappando con BB ed è armato. Un po' alla volta. Si approfondisce un po' il ruolo di Mads e di BB. Del Toro questo è. Hey Sam, those new sites you've brought into the network have helped us to restore more of our archives. Unfortunately, I still haven't managed to dig up anything about the BB's origins. Mm. And I'm completely locked out of BB-28's service record. If I could at least access that, I might be able to tell you why you've been experiencing those strange episodes. Well, I'll keep at it. You do the same. Sam, check the terminal for available orders. Higgs set Fragile up, huh? He is dropping again. It's all in your cuff logs. And with the aid of the Cairo network, we were able to restore Metal Knot City's regional archives. The records corroborate her story. Don't need you to tell me what's true and what ain't. I could hear it in her voice. Son of a bitch fucked her over good. No reservations about working with her then, I hope. Good news, Sam. The bot you sent out made it to its destination. The test was a success. Got another one prepped for you to use. Thank you with my thanks. Ottimo. Magari vi starete chiedendo cosa ne penso io di Die Hardman. Mi sembra a new delivery type has been added to the terminal. Your hard work's getting noticed. Because of that, there's been some talk of offering a premium service. Now, it might seem like a hassle to willingly take on extra restrictions, but if you succeed, you'll boost your rep even more. So, if someone asks you to deliver within a time limit, you could counter it by setting the limit even lower, thereby earning yourself a better evaluation if successful. Now, if you're feeling up for a challenge, give it a try. Esattamente quello che stavo pensando, è una sfida. È fatto per il giocatore, no? Ok, migliorarsi sempre. Die Hardman mi sembra un tipo tranquillo, nel senso, lui crede fortemente a quello che dice, secondo me non ci sta sparando cazzate. Magari... Allora, di Amelie non mi fido. Potrebbe esserci qualcos'altro dietro. Die Hardman crede ciecamente allo scopo, all'ideale della bridge. Magari c'è qualcosa, sì, magari lo scopo finale potrebbe essere diverso, non ci hanno raccontato tutto, questo sì, e lui potrebbe rientrare, potrebbe essere tranquillamente cosciente, però non è uno che desta preoccupazioni per quanto riguarda adesso, per il momento. Allora, è possibile assegnare ordini standard ai corrieri robot autonomi. Ogni robot può eseguire un ordine. Se tutti i tuoi robot hanno già un ordine, non è possibile assegnarne di nuovi. Certo.
Allora, 447, 448, 453. Perfetto, sono gli stessi ordini di strada che abbiamo noi. Possiamo però mandarci il robot. 28%, 43 l'anziano, 25. Qui perché ci sono i muri in mezzo. Torna dall'anziano, ancora una volta, dai. No, rischiamocela, non fa niente. Vai qua, 96 kg. L'artigiano un po' che non ha più consegne da parte nostra. Sì, andiamo da lui, 28%, magari fallirà. Non fa niente. Dovrebbe essere sempre la stessa l'animazione. Cambia ovviamente i pacchi sopra. Cambia quello. Ok, va bene. Valeva la pena vedere. Ancora una volta il tutto. Your objective is to head to the bridge's weather station and connect your Cupid. You'll also need to install a Chiralium gauge. The gauge will measure fluctuations in chiral density much more precisely. We'll be able to provide more accurate forecasts for timefall and other phenomena. Timefall and elevated Chiralium levels have a strong correlation with BT activity. So, installing this gauge will help us to help you and others like you. Certo. E a quanto pare ci avviciniamo anche alla montagna. Questo mi piace, alla neve. Mamma mia, quanto è grosso questo scenario, questa parte. Ok, mi piace. Confermiamo, confermiamo. Ora non mi rimane altro che creare proprio questa roba qua. Io due stivali. Io direi di mettere due scale, il chiodo ce l'ho. CCP va bene uno. Lo spray riparatore va bene uno. E la moto posso anche non crearla e rimarrà anche in garage. Ci andrò a piedi. Sam, sometimes other porters will return Bridge's vehicles to the garage. They're for everyone, so feel Pensate. free to use them if you want. Guardatela, è diversa, è stata modificata, personalizzata. Allora avevo intuito bene nelle videoanalisi. Pensa. Ah, eccola va, quella lì. Con più autonomia. Vabbè, la mia tre ruote la depositiamo. No, non voglio niente. Io però prenderò. Costruirò sempre moto, cioè per conto mio, difficilmente prenderò quelle degli altri giocatori nei garage, forse credo, non lo so. Allora, va bene così. Indossa calzature. Questi stivali effettivamente sono diversi, guardate che roba. Benissimo. Perfetto, ragazzi. Sam è pronto. Ma lo farà nel prossimo video. E non vedo l'ora di compiere questo nuovo tragitto in una nuova zona. Ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Ci vediamo al prossimo. Ciao a tutti. Ciao a tutte. Wow, 1428 mi piace nuovi. Ottimo.